Boh, magari mi sbaglio, eh. No, 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 qua mi sbaglio, ok. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Prima missione di GTA 5, il remake infinito. Allora ragazzi, questa è la prima volta in assoluto che porto un contenuto due volte su questo canale. Perché lo portai a cavallo tra 2017 e 2018, il canale era tipo appena stato aperto, e la portai su PS4 con la registrazione dalla Play in 720 pixel, in 30 fps, che allora non era neanche così male, insomma era una cosa ben riuscita, e la portai in prima persona, raccogliendo abbastanza disappunto da parte dei miei iscritti, e soprattutto non iscritti. Oggi voglio iniziare a rifarla in terza persona, ma su PS5, per PS5, in 4K, esattamente come abbiamo fatto con GTA 4. GTA 4, ok, era per PC, perché per PS4 e PS5 purtroppo non esiste. Abbiamo iperboostato le prestazioni grafiche ed è venuto fuori, secondo me, alla fine un bellissimo lavoro, e sono pronto per fare ancora meglio su GTA 5. Quindi ragazzi, prendiamo mano le redini della PlayStation e sarà una lunga cavalcata fino al finale. Piccolo spoilerino: in questa campagna includerò tutto, esattamente come ho fatto con GTA 4. Se ci sono missioni a doppia scelta, noi includeremo entrambe le scelte, perché se deve essere una guida, deve essere anche un intrattenimento, giustamente. Voglio che sia completo, ragazzi, e cercheremo al meglio possibile di includere anche le missioni secondarie, cosa che non avevo fatto per PS4. Avevo portato solo la campagna principale con un solo metodo di esecuzione dei colpi. Adesso questa storia è finita. Passiamo a GTA 5, ragazzi. Like, iscrizione al canale e vamos. Ok, ragazzi, è la prima volta che lo apro. L'ho acquistato digitalmente, purtroppo, perché costava 10 euro. E non so neanche quanto siano veloci oppure no i tempi di caricamento. Quindi andiamo, veramente. Intanto guardate l'overlay che ho fatto con la V, enorme, molto più grossa rispetto a quella di GTA 4, e i miei indirizzi Twitch e Instagram, mi raccomando ragazzi. Tanto ragazzi, avessi anche regolato la luminosità della facecam, schifo non mi avrebbe fatto. Comunque, siamo più o meno alla 15ª volta che faccio questa storia. Oh beh, già meglio. Riprendi storia? Perché mi ha passato i dati dalla 4 alla 5? Beh, nel caso noi ricominciamo, per carità. Invece no. Intanto già anche l'audio è migliorato. È molto meglio che si scorra con L1 o con R1. Comunque i tempi di caricamento, ragazzi, sono incredibili. E ci sono i 60 fps. Prima persona, io uso sempre visuale media. Ok. Ma ragazzi, quante volte l'ho fatta questa missione? Tra l'altro, questa missione, come sono duri i tasti, ragazzi, è il è la causa, mettiamola così, del mio terzo video più visto del canale. Ovvero, oh, sono cambiati anche i telefoni. Ragazzi, è cambiata la missione. Io mi ricordavo che si faceva di tornare dall'altra parte. Boh, magari mi sbaglio, eh. No, 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 qua mi sbaglio, ok. Però mi ricordavo diverso il telefono. Boh, tutto da vedere comunque. Allora, dicevo, che stavo dicendo? Non ricordo. È stata la causa del terzo video più visto del canale, poiché ci fu una mod di Mad Carl. Tanto qua devo concentrarmi, scusate un secondo.
Perfetto. Che praticamente diceva di esserci un glitch, che tu la prima missione, cioè questa non è la missione numero 1, in realtà è la missione numero 0 come dal titolo, potevi ipoteticamente completare il gioco, tu fossi sceso più avanti con la macchina in un determinato punto. E io ho deciso di farci il video proprio così a cazzo duro, ma senza neanche pensarci più di tanto. E negli anni quel video ha reso tantissimo. Qualcuno è stato... l'ha preso male, qualcuno l'ha preso bene, qualcuno l'ha preso per scherzo, qualcuno l'ha preso per clickbait, cosa che non nascondo che un pochino sia. E insomma, mi ha fatto fare qualche iscritto quel video lì. E poi anche il video della fuga, della... come si chiamano? I veicoli da fuga. Nel colpo, ora non ricordo, forse a Paleto? Non ricordo veramente, ragazzi. Comunque, verso la missione 30. Perché comunque è una missione che è abbastanza difficile, quella del veicolo della fuga. E capisco bene che per farla bisogni più che altro capire la posizione di diverse macchine. E io me la studiai bene prima di registrare, ragazzi. Veramente me la... mi sono pelato diverse gatte prima di registrarla. E infatti molta gente 4-5 anni dopo continua sotto il mio video a chiedermi come si possa risolvere quella missione. E sono contento che la gente comunque, dopo che c'è GTA Series Video, dopo che c'è un casino di cose, continui a fidarsi di me, insomma a venirmi a chiedere le cose. L'unico problema è che non so più come funzioni quella missione, quindi quando dovrò registrare dovrò ristudiarmi da capo, perché non ricordo proprio. E quindi se non ho risposto ai commenti, e qualcuno che ha commentato sta guardando questo video adesso, non è perché me la stia tirando chissà cosa, ma semplicemente, ragazzi, perché non ricordo proprio per un cazzo come funziona quella missione. Non volevo perdere vita, invece mi è toccato. No, non correre sulla neve, Michael. Anzi, M. Vabbè, ragazzi, la prima missione è veramente, cioè, una cagata pazzesca. Io la chiamo prima missione, ma in realtà, ragazzi, è il prologo. Perché anche nell'intro ho detto prima missione, prima missione, prima missione. Ma è il prologo questo. Sarebbe la missione numero 0. Se guardiamo il numero, poi in realtà, e sappiamo benissimo, essere il prologo, quindi... vabbè, la chiameremo prima missione della prossima, ok? Ecco, perfetto, cioè... tra tutte le possibilità che c'erano di prendere lui proprio in testa, guardate. Chissà perché... questo si chiama sculo, Ok, facciamoci anche la prima guidata. Allora, prima persona, visuale media. Io sono sempre così, anche al GTA 4 l'avete visto che io viaggiavo su questa lunghezza d'onda. Grandi. Ovviamente no. Che bello. Ok, le dinamiche, la grafica, tutto quello che volete. Però non eravamo praticamente inseguiti da nessuno. Il treno poteva anche essere aggirato. Cioè, per ogni cosa ci sono veramente mille modi per fare diversamente. Cioè, è mitica sta cosa. No, vabbè, ragazzi, la grafica... potevano risparmiarsi di fare questo gioco per PS5, a dire la verità. Cioè, se devo essere onesto, ciao Brad, potevano tranquillamente evitare, o magari fare una piccola espansione come hanno fatto Episodes from Liberty City per PS3, quando uscì, insomma, GTA 4. Secondo me avrebbe avuto più senso fare un'espansione, magari
offline con una piccola piccola parte di online che comunque non desse fastidio a GTA Online per PS5. Secondo me sarebbe stata una cosa buona e giusta. Invece la Rockstar ha deciso di fare questo gioco per la terza generazione consecutiva di console, cosa che io, a mio parere, condivido, perché alla fine c'è un grosso lavoro dietro questo miglioramento, perché si nota tantissimo, e soprattutto è un lavoro, secondo me, per mettere delle basi per un futuro GTA, perché non è stato annunciato ufficialmente, ma quasi, GTA 6, da quel che si sa da alcuni rumors. E quindi, secondo me, il motore che è stato applicato dietro GTA 5 per PS5, secondo me, può anche essere sfruttato in un futuro come trampolino di lancio, come grande aiuto per un GTA 6 o qualcosa, un Red Redemption 3 o quel che volete. Poi magari sono tutte parole al vento, magari, ragazzi, mi sbaglio, niente da... non ammazzatemi poi. Ok, qua siamo al funerale, al fake funeral di Michael Town di De Santa, poiché ormai io ve la posso spoilerare la storia, ragazzi, perché ovviamente, cioè, è saputo e risaputa la storia, dai, ormai so meglio quella di un prete la Bibbia. E Michael non è morto, è stato sparato, ma in realtà lui è vivo. È Brad che è morto, e questo avrà ripercussioni poi sul futuro, quando 15 anni dopo, all'incirca, no, no, 9, quello che è, in 2004-2013, 9 anni dopo, si rincontreranno di nuovo. Comunque, GTA 5.